chi vuole iniziare? Buongiorno, ciao. Allora, io ho una domanda per Willy, una domanda per Oliver. Willy è la prima volta che gioca in maniera professionale fuori dagli Stati Uniti ed è stato l'ultimo a essere ingaggiato, quindi ha avuto meno tempo degli altri per conoscere la nuova realtà. Volevo sapere quali sono, prima di arrivare qua, quali erano le sue aspettative dell'Italia e del basket italiano. Faccio Mario subito la domanda anche per Oliver, se va bene. Oliver, la tua nazionale quest'anno ha fatto un grande campionato del mondo. Come l'hai seguito? E se ti spiace non aver fatto parte della squadra? Grazie. Okay, for Willie, this is your first time outside the US, the United States. You were the last to come, so you had less time to meet, to know your teammates, to know the new country, whatever, and a new kind of basketball. So what were your expectations when you decided to leave the United States and come to Italy, and how it happens to be in this first weeks of experience? I try to not have any expectations just because, if I were to set it and it not be like that, I would probably want to go home. So I just came in with no expectations and then, let the chips fall where they fall. And, I ended up, being blessed with really good teammates and a really good organization. So, and it's made the process a lot easier. You just get to play free and have fun. Ho cercato di non pormi degli obiettivi, di non avere delle aspettative, ma per mia scelta personale, delle cose che ho sempre fatto, perché se poi ti poni delle aspettative troppo grandi, poi dopo magari rimani deluso da quello che è. La cosa, comunque, invece sono arrivato qui, ho trovato dei grandi, mi sono trovato subito bene con i compagni. Sono ottime persone, ottimi giocatori. Sono rimasto molto ben impressionato dall'organizzazione intorno a me, quindi questa cosa ha favorito sicuramente il mio inserimento qui. Olivier, he's asking about the Canadian national team that did very good in the World Cup this year. You've been following them on the TV, and are you a little bit maybe upset not to be part of that team? Oh no, I played national team years, previous years, with the different setups, with the different pool play during the season, and sometimes it's a group of players that play. And obviously I'm happy to see them, be super successful this year. And they've had, for the last couple of years, Canada's been producing a lot of good players. So it's finally time for them to kind of show it. And I think the world's starting to notice that, there's a lot of talent coming out of there. So obviously I'm proud of them and I'm excited to see, the next couple of years. No, non è che mi dispiace di non essere, di far parte della squadra. Ci sono stato, ho giocato per 2 anni negli anni precedenti, ma poi, come sapete, cambiano un po', insomma, tutte le cose. I gruppi di giocatori arrivano a un certo momento e si volta pagina, però sono stato molto contento di quello che hanno fatto quest'anno, li ho seguiti tantissimo, sono molto orgoglioso del fatto che adesso diciamo, tutto il mondo capisce che anche in Canada ci sono dei giocatori molto forti, molti sono anche in NBA, ovviamente, e che la nazionale può essere un passaporto importante per far conoscere anche la nostra nazione in tutto il mondo. Io ho una domanda per tutti e tre. Parto magari da quella per Willy. Come mai un giocatore del suo livello, del suo status, del suo pedigree ha deciso di accettare questa nuova avventura, di venire qui a Varese? E se il modello americano lo ha spinto anche in questa scelta? Per Sean è la sua prima esperienza lontano dall'America, però in queste prime partite ha già dimostrato di essere un giocatore portato anche per questo tipo di basket che si è già integrato bene. Gli chiedo, la domanda è se si aspettava magari già di avere un impatto del genere o pensa comunque che gli ci voglia ancora del tempo. E per Olivier, se si sente pronto per guidare la squadra, eventualmente anche con il grado di capitano. For me.
Okay, well, you have a huge experience in the NBA, you played a lot of games. What is your what did get to the point to decide to leave your country and come over to Europe to make this new experience? Politics. the politics in the NBA is, you know, kind of crazy. So, you know, juggling that and then having, you know, just a fresh new start in European basketball. And the way basketball is played in Europe is a lot more fun to play than in the NBA anyways. It's like a lot of one-on-one and, you know, one guy might dribble it for the shot clock and then shoot a step back three. Like, here is a lot of more, lot more movement, a lot more, you know, players get to, you know, do a lot more things as a unit. Yeah, as a unit, it's like basketball, you know, cut, move, pass, screen away. Like, I don't know, so it's way more enjoyable to play here, honestly. Okay, la risposta, il motivo è politica. Il motivo che vuol dire praticamente tutto quello che non fa parte del campo. Cioè, adesso l'NBA è molto focalizzata su queste cose qua. Le decisioni vengono prese più a livello politico che non a livello tecnico. Quindi per me c'è stata la possibilità di venire a giocare qui in Europa, di cominciare una nuova carriera in Europa, anche perché il tipo di gioco è molto più pallacanestro giocata piuttosto che uno contro uno oppure passo indietro e tiro da tre, come si gioca molto adesso in NBA, molto giocata sul discorso delle star che devono produrre numeri. E giocare qui è molto più divertente, cioè per un giocatore a cui piace la pallacanestro è molto più bello giocare nel basket europeo perché c'è molto più movimento di palla, molto più coinvolgimento di tutti e cinque i giocatori. Questa è una cosa che è risaputa ormai e quindi è una delle cose che mi ha fatto decidere per poter venire a giocare in Europa. For you, even for you, it's the first time, your first experience outside the US, but it looked like you can fit very well in the European system, the way that they saw in the first games and the first practices. Do you realize that, and you can think you can be much better during the season doing this? Yeah, I mean, kind of like what Willie just talked about, like it's the basketball flows more easily here, and I feel like that's the system that I fit best in. Going back to high school and college, a lot of off-ball actions, getting to open threes and playing off your teammates rather than having to create shots one-on-one, which isn't necessarily my skill set. So I think I've been blessed with teammates that can create here and can get me shots. And then guys like Willie and Scott rolling to the basket create so much hope. I can find open shots that way. So yeah, I mean, I feel like my game fits better here, honestly. And I've recognized that pretty quickly. Sì, non è una sorpresa il fatto che il mio modo di giocare fosse è più adatto a un basket europeo rispetto a quello statunitense, perché sono un giocatore a cui piace vedere la palla che si muove. Magari torniamo un po' indietro a quello che era il gioco nell'high school e al college, molto gioco senza palla per cercare di crearsi un tiro non direttamente dal palleggio come viene richiesto adesso molto in NBA, ma appunto col movimento di tutti i compagni e col movimento di palla. Quindi ovviamente poi di giorno in giorno ci sarà sempre da migliorare, però come ha detto Willy, questo tipo di cosa, del coinvolgimento di tutti, del movimento di palla e soprattutto anche per esempio dei suoi movimenti vicino a canestro che creano attenzione della difesa e liberano lo spazio per noi sull'esterno è molto molto importante e so di potermici trovare bene in questa situazione. Olivier, you have some experience in European basketball. You will be the captain of the team, so you can think you can be from the beginning a leader to the group, to the team in this experience.
Oh yeah, you know, I've played probably the longest in Europe, you know, from, you know, most guys on the team. But you know, I'm looking forward to leading these guys. Obviously, you know, Willie and, you know, Sean haven't played, but like you guys kind of see in the first couple of games, I don't think they're going to have a, you know, problem adjusting. So, you know, that's going to be a big help. And obviously we have a couple of different young guys that it might take, you know, a few games for them to adjust, but in terms of just how the coaches, you know, setting up the practices, the training camp, you know, the way we play, I think, you know, we have a pretty good group that they can gel pretty fast and win a lot of basketball games. So, you know, I'm excited to, you know, be the captain, but, you know, these two guys beside me are gonna do as much work as me and lead these, you know, young guys to, you know, win games and, you know, hopefully we have a really successful season. Probabilmente sono giocatore come straniero che ha più esperienza europea. Sono molto contento di essere stato designato capitano, anche se comunque con l'aiuto degli altri due qui che magari hanno anche che sono un pochettino più anziani rispetto agli altri compagni giovani americani che abbiamo, cercheremo di dare il massimo per poterli portare al livello necessario. Come dice il coach, siamo comunque ancora al training camp, quindi in prestagione, ogni giorno percentualmente per imparare. Queste prime settimane sono molto più importanti rispetto a poi quello che si farà durante l'anno, quindi adesso ci stiamo focalizzando su questo lavoro. Grazie, ciao a tutti. Domande per tutte e tre. Sean, effettivamente dagli scout che abbiamo visto, gli scouting che abbiamo visto durante l'estate, sembravi proprio un tipo di giocatore adatto per il basket europeo, anche se è la prima volta che giochi in Europa. Volevo chiederti se hai delle aspettative rispetto al qualification round di Antalya, che è un appuntamento importante, anche storico, diciamo, in qualche modo, nella storia recente della società. Poi per Olivier, sì. Okay, I'm saying that, okay, as we said before, that from the scouting reports we had during the summer, you were like, fitting exactly the kind of basketball that we play here and in Europe. The real question is about the qualification round that we're going to play in the next 2 weeks. What do you think about those hopefully three games that we're gonna play, because it's a very important goal for the season, and it historically is a very important thing for the club. We can feel the importance, obviously. This is my first time, but I recognize the importance of those games and how badly we want to win those and play in the Champions League. So those games are going to be really important. It's exciting for us, I think, to play meaningful games from the very start. And obviously these practice games are getting us ready for that. But a couple more weeks of practice, and I think we'll be ready to go win three games. Sì, sentiamo intorno a noi l'importanza di queste partite, di questo qualification round. Sappiamo che saranno, speriamo, tre partite molto molto importanti da poter vincere, però penso che col lavoro che stiamo mettendo insieme adesso e con le partite amichevoli che abbiamo giocato e quelle che ancora giocheremo, che arriveremo pronti tra due settimane ad Antalya per poterci giocare questa cosa. Per Olivier, dunque tu sei un po' il veterano tra i cinque americani del basket FIBA, cosa ti senti, quali sono i segreti che ti senti di trasmettere ai compagni che sono appena arrivati, e una curiosità se ti aspettavi di giocare meno così tanti minuti da point guard. Ok, since you have experience in Europe, what are the tips that you can share with your teammates, with the players that are for the first time? From your experience in Europe, like differences. And the second question is, did you think you had so many minutes on a court to play as a point guard so far? Yeah, so to the first questions, obviously it's going to be an adjustment, you know, for them. But like I said, you know, I've played in,
in a bunch of different teams where they've been, you know, first year guys coming from the States, and their mentality is a little different in terms of just trying to score every single time or one-on-one. So obviously these guys are somewhat already adapted to it, but you know, European basketball is just something you have to adjust to. You know, you want it to be perfect from the first game, but oh, maybe take a game or two. But, you know, we've been lucky enough to play a good amount of friendly games. So maybe that can obviously help, you know, going into the Champions League qualifier. But I'm not too worried about, you know, the main guys really adjusting. And, okay, and about the point guard position? Yeah, point guard position. I played point guard position in a couple different clubs. But with, I think, this style of coaching, you know, it's, we have a good mixture of obviously, you know, some European style, but obviously with, you know, some of the coaches that coached in, you know, the American side, NBA stuff, it's kind of a unique situation for me because most of the time it's always a European coach and it's very, everything's kind of European. But, you know, from the way that we scout, train, you know, or workouts before practice, it seems like I'm kind of back in the States, you know. So, you know, I've been super comfortable with the head coach and the plays that he's been putting in, and I'm looking, you know, forward to, you know, playing the one and also the two. But I think with this coach and the style of play, it's, everything's interchangeable. It's not necessarily a position where it's like, hey, you're the two, you always have to run. But it's kind of like everybody, if Willie gets the ball and he wants to push it down the court, he can push it down the court. If Sean gets the ball, he can push it. So obviously I know people like to label it as 1-2-3. You know, I'll be getting a lot of reps at the one, but you know, I think it'll be pretty easy to adapt. Ok, allora sulla prima domanda, allora il consiglio che posso dare, che posso condividere con i miei compagni più giovani come esperienza, è che di non avere fretta in questi primi momenti, o già dalla prima partita amichevole, perché la mentalità che ci portiamo magari dagli Stati Uniti è quella di fare più punti possibile, prendere più rimbalzi possibile, avere le statistiche migliori da subito. Questa cosa non può arrivare subito, ci vuole pazienza, bisogna capire, e poi soprattutto bisogna capire che l'obiettivo non è quello, ma è un altro. E per quanto riguarda, poi è andato avanti anche sul discorso di giocare da uno, insomma da playmaker, l'ho già fatto in qualche squadra, in un paio di squadre qui in Europa, anche se quindi mi trovo molto bene comunque, anche se qui in questo sistema che noi abbiamo, diciamo che la differenza tra l'uno, il due, il tre, tra i tre esterni non è marcata, per cui chi prende la palla per prima, cioè chi non prende la palla degli esterni deve correre comunque, non dover andare a portare, quindi e poi col fatto che ok, stiamo giocando in un campionato italiano, europeo, però diciamo il coach, l'allenatore è americano, c'è un certo sistema mutuato da quello che facciamo prima dell'allenamento, da come studiamo gli allenamenti a video, da come studiamo gli avversari a video, e quindi diciamo è un po' una cosa mista tra una e l'altra. Willy, ciao, come ti senti fisicamente così, e cosa pensi di poter dare alla squadra come il tuo inserimento? How do you think you are in percentage of shape? You're physically good, you're physically okay, you can grow better, and what are your goals in giving to the team, giving help to the team? I think I'm in pretty good shape now. Can do what I need to do out there. And what do you mean, give to the team? Cosa pensi di poter dare alla squadra, era? Sì, cosa pensi di poter dare, che contributo puoi dare alla squadra? What do you think will be your contribution to the team? I mean, hope, play basketball, pass it, score it, play defense. I mean, yeah, a little bit of everything. Comunque, dal punto di vista fisico, dice che ok, a posto fisicamente, non ha infortuni, si sente bene. È chiaro che sarà tutto un discorso di mettere insieme le cose un po' per volta, giorno per giorno. Per quanto riguarda il contributo, lui è molto sul discorso pallacanestro, cioè giochiamo a basket, prendo rimbalzi, faccio canestro quando devo farlo, creare spazi per i compagni, un po' di tutte queste cose.
Ben arrivati. Una domanda per tutte e tre. Un allenamento col pubblico e una partita amichevole con i tifosi in mezzo palazzetto. Che idea si sono fatti dei tifosi di Varese? Ok, same question for the three of you. You had a practice with people around you at the campus, and you had a game here with just half of the gym full. What do you think about the fans, the Varese fans, because it is historically is a huge help to the club. I mean, for me in my professional career, my first year was following COVID, so there were no fans. And then the last 2 years in the G League, not great following there either. So it's been a breath of fresh air to come here and have such a passionate fan base. You can tell through one open practice and one practice game that the fans really love it here, that this town loves basketball. So for me, it's a breath of fresh air to step into a place that's so passionate about basketball. Considerate che quando io ho cominciato a giocare a livello professionistico erano gli anni del Covid, quindi ho giocato in palestre senza pubblico. Nella G League non c'è un grosso seguito di pubblico, quindi venire qui e avere questo tipo di esperienze, anche se insomma limitato perché il campus è piccolo, qua c'era solo metà, è come respirare dell'aria fresca, insomma, e quindi sappiamo quello che il pubblico ci può dare, e quindi siamo molto contenti di poter nel futuro anche vedere queste cose. For me, you know, just having a couple conversations with some of the Italian guys and some of the Italian coaches about, you know, the previous seasons where I think they sold out 10 or 12 in a row. So obviously the fan base here is pretty good. And for basketball players like us, it makes it a lot easier for us to want to go out there and want to put on a show and want to play hard. So, you know, it's always fun playing with a club that has a lot of fans that, you know, come out to every game and encouraging us. But it just gives us, you know, we got to be prideful about it and play hard and win as many games for them. Ho parlato con i compagni, chiaramente gli italiani e gli allenatori, e ci hanno detto come lo scorso anno il fatto di poter avere praticamente sold out le ultime 10-12 partite sia stato di grosso aiuto alla squadra. Per noi è un orgoglio poter giocare in una città dove la gente conosce la pallacanestro, la gente ama la pallacanestro. E chiaramente ci mette addosso anche un po' di responsabilità, perché vogliamo andare in campo e cercare di non deluderli. Same thing. Oh yeah, no, I mean there's just so much love in this city for basketball, and then, you know, just the players period. So, you know, we're driving around the city in our, you know, Varese cars, and everybody's looking at it. I mean, you feel like, you know, you get a little superstar treatment here, and that's love, and that makes you, you know, want to go hard. And you got fans like that, like the other night, you know, taking their shirts off and rallying. Like, that makes it a lot easier for us to play hard and want to put on for them. And at the end of the day, it's a show, and we want to, you know, make the show as best as we can. So it just makes it a lot easier to play for something. It's honestly like a college feel. It doesn't feel like pro. Like, you know, it's 30 games and they all mean something, where, you know, I'm used to 80 games and you're playing on a team that's not in the playoffs, it doesn't matter. So, you know, playing for something and every game matter, every possession matter, like, it's gonna make the level of the how we play, the competition, like, it all goes up, and, you know, that's what we want as players and as fans. I'm sure that's what they want to watch. Molto amore, lo sentiamo intorno alla squadra e intorno a noi. Me ne accorgo magari poi anche quando sono fuori dal palazzetto, dagli allenamenti in città, perché sulla macchina c'è il simbolo della squadra, quindi ti salutano, ti guardano, ti fanno sentire come una superstar, cosa che non è vero. Però tutte queste cose ci aiutano, quello che abbiamo visto anche nelle partite, nell'allenamento aperto, ad andare in campo e essere più pronti a dare il 110%. Poi ha anche detto,
per me, per la mia esperienza, giocando in una stagione dove giochi 82 partite di stagione regolare, dove sono tutte uguali fondamentalmente, oppure anche i playoff in cui non c'è poi molta differenza, è sicuramente molto meglio per un giocatore avere questo tipo di attenzione, perché qua tutte le partite sono importanti, tutti i possessi contano, ed è molto più interessante giocare a pallacanestro in questo modo rispetto a quello che alla mia esperienza precedente. Una domanda per Willy, una curiosità: hai avuto modo di andare a giocare a golf con Toto Bulgheroni? Ti chiedo se il golf era già una tua passione e come ti sei trovato in questa esperienza. Here in with Toto, it was he's asking if golf is like is your passion, is something that you do like to do, and how did you like it the course here? Oh yeah, no, it's definitely it's more of an addiction than a passion. But no, it's playing out here is incredible, especially compared to like 105 degree weather in Texas where I'm playing, and it's, you know, dry and not green. Like, it's out here, everything's flourishing and green, and the scenery is just, you know, amazing to just get a chance to relish and just be in that, you know, seeing the mountains in one hole, and then you go a couple of holes and then you see the lake, and it's just, I mean, it's incredible. So to have that chance to come out here and experience that, it was one of the reasons why I came out here, honestly. Matter of fact, that was the first thing I did when I was signing here, was look to see what the golf course looked like. That was a big decision if I was going to come here or not. So to see that, and then, you know, have Toto kind of take me under his wing and show me around and show me how things work, like, it's, I mean, it's just a blessing to be involved in that. Più che una passione, è una dipendenza per me il golf. È una, per cui non posso nascondere che quando ho cercato informazioni su Varese ho guardato anche se ci fosse un campo di golf vicino, e quindi sono stato molto contento che ci fosse, di trovarlo. Poi col fatto che Toto è qui di casa, mi ha fatto vedere tante cose, ho giocato più di una volta, il tempo era molto bello rispetto a dove abito io, molto meno umido, si faceva caldo però era molto più alla fine secco, il campo è bellissimo, ben trattato, e soprattutto in un paio di buche riesci a vedere un panorama incredibile, montagne, laghi, cosa che da noi magari in America manca, perché i campi sono costruiti poi vicino alla città e quindi non hai questo tipo di panorama, mentre invece qui è così, quindi spero anche di migliorare il mio gioco durante l'anno. With Toto or just practicing? You played the 18 holes? Yeah, no. We played the first, that day that you're talking about, we played 9 because we just didn't have the time to play 18. But who won? Oh, I definitely won. Yeah, I definitely won. Una domanda per Willy e una per Olivier. A Willy chiedo, visto la tua esperienza anche a livello NBA, chi è il giocatore più forte con cui hai giocato? O i giocatori più forti con cui hai giocato? No, con compagni. Olivier, chiedo, hai scelto come numero di maglia il 21, se qualcuno ti ha raccontato che ha appartenuto a questo numero negli ultimi anni in pallacanestro varese, che cosa ha significato? Ok, Willy, who is the best teammate as a player that you had in the NBA, best player you played with? Basketball player? Yes. Probably Steph or Luka. Steph Curry, Luka Doncic. Okay, abbastanza. It's enough. Eh? È difficile fare okay, la scelta. Okay. Opponent as an opponent. LeBron, yeah, LeBron James. Okay. You chose number 21 on the jersey. Did anybody tell you that the number was on the shoulders of our former captain,
the last years, the last seasons here? Yeah, somebody mentioned to me, one of my Italian teammates did mention to me that, 21 was also the captain the previous year, but I've been wearing 21 since I've been a very small child. My dad was always 21, my grandfather was always 21, so I've been trying to wherever I go, but it's nice to be able to have it, and it's nice to also know that, you know, the previous captain was also. Okay. È una coincidenza che l'abbia scelto, ma è una bella buona coincidenza, sono contento di questo. Ho sempre, cioè, quando ho giocato, da quando ero bambino, mi piaceva sempre giocare col 21, era un numero che quando giocava mio papà e anche mio nonno, ai suoi tempi, avevano come numero di maglia. Una curiosità per Willy, sappiamo che sei appassionato di arte, di pittura, se nella tua scelta di venire a giocare in Europa, in Italia, c'è anche questo per poter andare a visitare l'arte in Italia. The question to you beside basketball, we know that you are interested in fine arts, in paintings. Maybe one of the motivation you had to come over to Italy to visit all the museums, some of the museums where we have a lot of paintings and arts. Yeah, I mean, I think it's all part of the same, you know, same kind of feel, like coming to Italy, period, and being this close to Milan and even Rome. Like, I'm a big Roman history buff, so like just being that close to the Colosseum and I love the whole gladiator era, like all that, so just being this close to it kind of feels surreal, and the fine arts that go with it, I kind of take myself as a Renaissance man, man of many talents, so this is a perfect place. Like, you can really get into any type of art, fashion right there in Milan. And so it's always been, part of my dream to kind of experience that. And it just happened to be part of it, in this journey now. So it happened. È sempre stata una cosa che ho avuto dentro, questo interesse per l'arte, per la storia. Negli Stati Uniti questo tipo di persone si chiamano Renaissance Men, no? Vuol dire che gente a cui piace questo tipo di non soltanto la tecnologia, eccetera, ma anche queste cose. Quindi è ovvio che questa situazione, queste cose possono anche avere fatto in modo che la mia decisione fosse facile. Poi il fatto appunto di essere vicino a Milano, di essere vicino a Roma, diciamo più vicino a Roma rispetto a dove ero prima, ecco. Il fatto che ci sia Colosseo, insomma, tutte queste riferimenti alla storia antica mi fanno piacere. Ha detto anche di Milano, anche il discorso della moda, diciamo tutto quello che c'è intorno è una cosa molto, è molto bella, e sono molto contento di essere qui così, qui vicino. Una domanda per Olivier, più una curiosità. Leggevo un'intervista di tempo fa in cui raccontava appunto che aveva avuto modo anche di dialogare con Steve Nash in una delle sue esperienze in nazionale, e volevo chiedergli se ha avuto modo di restare in contatto con lui, scambiare magari chiacchiere di basket con lui su come migliorarsi, eccetera. E visto che Nash è anche un grande, è molto affezionato all'Italia, appunto se anche in questo contesto ho avuto modo di parlarci, ecco. Grazie. You've been working with Steve Nash? Yes. And he is asking if you're still somehow in touch with him. We know that Steve likes a lot of Italy for everything in sports and everything. So maybe you talked about it with him. No, I didn't talk about him, for a specific situation, but, whenever you're kind of involved in, national team stuff, he was always around. So it was kind of good to, talk to him, but also, through the national team stuff before, I think maybe a few years back, I'm not sure if he's as involved now, but he was really kind of working out with us, kind of lacing his shoes up and giving a lot of insights. So obviously Steve Nash is, the GOAT of Canadian basketball. And obviously if you look at his style of play, it's a little different from all the other superstars, in NBA. And he has a little more of a European feel to him. But yeah, I didn't talk to him specifically for the situation, but I'm sure, he knows great things about just European basketball in general.
Non ci ho parlato, non ho parlato con lui riguardo a questa specifica situazione di adesso. Abbiamo lavorato tanto quando era quando ero in nazionale. Lui è, diciamo, il dio della pallacanestro canadese, però è anche una persona che è completamente diversa dagli standard NBA a cui siamo abituati noi. Quindi questa cosa gli permette di potersi rapportare con noi giocatori a tutt'altro livello rispetto a quello. Quindi parla sempre di calcio, di pallone, di Europa, d'Italia. Però adesso, ultimamente di questa specifica situazione non abbiamo parlato, però diciamo che in quel periodo lì è già stato abbastanza tutto quello che ci ha raccontato. Grazie.